Raffaele qualche anno fa ha iniziato una serie di attività, ha gentilmente, come lui è capace di fare, però con grande determinazione, a porre l'accento su questi temi. All'epoca ero inizialmente consigliere comunale, poi le dinamiche della politica mi portarono a divenire vice sindaco e con gli amici dell'amministrazione, tutti quanti compatti, abbiamo cercato di cogliere da questi spunti che Raffaele poneva delle idee e quindi iniziamo a parlare dell'ascensore per abbattere le barriere architettoniche nel nostro comune, che è una cosa sicuramente incivile, avere una casa comunale, una casa che appartiene a tutti i cittadini e che è preclusa a una parte di essa che non possono frequentare gli uffici comunali. E abbiamo avviato queste attività. Come pure abbiamo preventivato, proprio l'altro giorno, due giorni fa, abbiamo pubblicato la delibera per l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di rifacimento e di ristrutturazione di Casa d'Ambra, dove vi è la sede del comando dei vigili urbani, dove anche lì, ai noi, dobbiamo fare ammenda e dire che vi è una insormontabile barriera architettonica. Devo dire che il Comune di Ischia, grazie al sindaco, si è ha migliorato molto, ecco, c'è ancora da fare molto, ma noi non disperiamo e speriamo che continui questo passo positivo in cui tutti quanti ci crediamo, perché noi non dimentichiamo che nei prossimi anni il numero degli anziani aumenterà e quindi dobbiamo dare a loro una possibilità di vita migliore. Abbiamo collocato, se vedi, qui nel corridoio un citofono con un telefono con gli interni, di modo che quando la persona che ha difficoltà di ambulare arriva qui sulla zona e vuole parlare con il sindaco o la segreteria, digita 206 e noi sappiamo che la persona è qui presente in sala consiliare. E diciamo, è così come prima facevamo, che ci incontravamo giù nella sala delle antiche terme comunali, invece ci incontreremo nella sala consiliare per parlare e disquisire, come è giusto che sia, di tutte le problematiche che tu amabilmente porti avanti per risolvere. Grazie a tutti per aver collaborato e incentivato questa iniziativa. Ci sono voluti tanti e tanti anni. Abbiamo iniziato nel 1981 e ci troviamo nel 2021. Penso che sia anche, diciamo, era ora di togliere e di abbattere le barriere architettoniche. Logicamente, io che cosa posso dire? Posso dare un merito a Brischetto. Ringrazio l'amministrazione comunale che dopo tanto ha abbattuto le barriere architettoniche e tutti quelli che hanno collaborato. Finalmente anche i disabili possono quindi portare le loro istanze sia negli uffici e soprattutto possono partecipare attivamente alla vita cittadina, anche presenziando ai consigli comunali. Sicuramente questa battaglia di legalità è importantissima, può sembrare un piccolo risultato, ma in realtà non è così.